Torna a volare il falco grillaio recuperato lo scorso 23 aprile dall'appuntato scelto Giovanni Messina e dal brigadiere Giuseppe Tirone del comando della locale stazione Carabinieri di Racalmuto durante un servizio di controllo lungo la statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Questa mattina alle ore 11 dalla zona del Monte Castelluccio di Racalmuto nel cuore dell'isola e che sovrasta mezza Sicilia è stato liberato. Il raro esemplare con molta probabilità a causa di un impatto si era ferito ad un'ala. Il falco grillaio è un prezioso esemplare. A seguito degli accertamenti è stato identificato come un gebbio di maschio adulto. In quel momento aveva le ali impastate di resina e non riusciva a volare. Recuperato è stato portato presso la fauna selvatica dell'associazione Caretta Caretta, con sede a Cattolica Eraclea, ma consegnato nella sede distaccata di Favara. In queste settimane è stato curato ed è stato accertato che potrà essere rimesso in volo. Si tratta di un piccolo rapace molto utile perché la sua alimentazione è basata su piccoli roditori, rettili e insetti e quindi svolge un importante ruolo ecologico e di equilibrio naturale. È proprio dai cieli di Racalmuto, dove è stato recuperato e salvato, questa mattina alla presenza della dottoressa Maria Licata, responsabile del servizio, ex ripartizione faunistica venatoria, del dottor Scibetta del servizio per il territorio e alla presenza del dottor Ennio Bonfanti, coordinatore provinciale della vigilanza WWF e responsabile dei progetti Sivan di Caltanissetta, è stato liberato per riacquistare la sua libertà dopo aver trascorso il periodo di cura presso il centro recupero animali selvatici della nostra provincia. Per ogni animale recuperato e liberato c'è sempre grande emozione e soddisfazione, c'è sempre una storia da raccontare e questo è uno di quei casi particolari che vale la pena ricordare. Oggi abbiamo un evento che ci aspettavamo da tanto tempo, da qualche mese che siamo in cura, abbiamo in cura questi animali. Abbiamo liberato un falco pellegrino che è venuto, hanno portato amici del WWF di Caltanissetta, è un gheppio maschio. Il gheppio è stato trovato dai carabinieri dall'appuntato Giovanni Messina di Racalmuto, che durante una pattuglia di emergenza Covid ha notato questo esemplare in difficoltà, subito prontamente l'ha portato e ha contattato noi al centro di recupero che abbiamo visto che presentava sintomi di intossicazione e poi abbiamo notato pure, alla visita al veterinario, abbiamo notato pure che aveva l'ala con tutta colla di resina, quindi c'è stato tutto un lavoro di cura, di riabilitazione, ha fatto pure terapia per riprendere ovviamente a volare, è stato messo in nivoliere quello più grande per poter riprendere l'attività di volo e finalmente oggi è questa lieta giornata che è la liberazione, che è sempre un evento bello per tutti. È bello perché c'è anche la presenza della ripartizione con il dirigente delle per il territorio, il dottor Scibetta, dottoressa Licata e poi qualche altra persona. E mentre per quanto riguarda il falco pellegrino, come dicevo, è stato portato dagli amici di Caltanissetta, dal WWF, dottor Ennio Bonfanti. Anche lui era stato trovato in una spiaggia che è stato attaccato dai gabbiani, quindi presentava ferite durante tutto il collo, però di riabilitazione, di cure, l'abbiamo finalmente liberato oggi. La giornata di oggi riveste un ruolo importantissimo perché ci ha permesso di liberare due esemplari di fauna selvatica che sono stati ritrovati in cattivo stato di condizione grazie al centro di recupero di fauna selvatica di Cattolica Eraclea. Siamo riusciti a rimetterli in sesto e farle ritornare nell'ecosistema da dove